Conferenza stampa presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto. La dirigente scolastico, la professoressa Patrizia Capobianco, presenta delle novità inerenti all'Archimede con appunto due nuovi indirizzi e poi l'importanza dell'ex nautico. E allora, professoressa, io la chiamo preside perché mi sta a cuore questa dicitura. Parliamo di questa offerta formativa dell'Archimede che si arricchisce sempre più, soprattutto se si considerano poi le ricadute dal punto di vista occupazionale, la formazione in quella direzione, in quella prospettiva. Questo è il nostro obiettivo. Lei ha centrato perfettamente qual è il nostro obiettivo, è proprio quello di fare un ragionamento su quale istruzione per quale lavoro, come il seminario del 18 gennaio che noi stiamo organizzando presso la Cittadella delle Imprese. Questa scuola quest'anno ha il pregio di avere due nuovi indirizzi, di cui uno nella provincia di Taranto, in Puglia, nasce quest'anno, è stato la scuola Archimede, perché anche scuola di indirizzo di trasporto e logistica nautico è un indirizzo che accompagna anche la filiera come pesca commerciale e produzioni ittiche e gestione delle acque e risanamento ambientale. Questi nuovi indirizzi, pensiamo a gestione delle acque e risorse e risanamento ambientale, avremo fra 5 anni i primi diplomati, quindi in un bisogno del territorio nazionale di risanamento ambientale. Pensiamo agli impianti idrici in stato di diciamo molto precario, avremo delle figure, degli addetti proprio a questi impianti e in una innovazione nuova, completa. Quello che tengo a precisare è che questi nuovi indirizzi avranno delle curvature territoriali secondo i bisogni dei territori. Noi oggi abbiamo bisogno, nella filiera diciamo ittica, abbiamo bisogno di capire come viene anche catalogato il pesce. Noi sappiamo che molti ristoranti locali non si servono del pesce tarantino, ma bensì lo prendono da Monopoli, perché quando hanno un controllo hanno necessità di una catalogazione. Ecco, e mi pare di capire, ed è così, un legame sempre più forte tra l'Archimede e il mare, tra l'Archimede e Taranto, perché il mare è Taranto e Taranto è il mare. Certo, come può una scuola non offrire la propria offerta formativa coerente con quelli che sono non solo i bisogni del territorio, ma quello che è presente nel territorio? Taranto è circondata dal mare, Taranto ha una storia, ha le proprie radici storiche nella pesca, ha le proprie radici storiche secondo me in un turismo, quindi non possiamo non pensare a delle figure professionali che abbiano una nuova logica di impresa. Non abbiamo più il pescatore inesperto, ma dobbiamo avere il pescatore colto, che intendiamo dire, una nuova figura professionale che abbia una logica di impresa.